Enrico Bertoni è il direttore del Museo Interreligioso di Bertinoro. È stato lui ad organizzare la mostra Luce d'Ombre del Legno e a portare l'esposizione anche a Cavarei. Allora, i numeri della mostra sono stati molto buoni perché abbiamo avuto oltre 700 visitatori nei 20 giorni di apertura. È un dato che ci lusinga e ci lusinga anche per quelli che sono stati i giudizi stessi che i visitatori hanno lasciato. La collaborazione con Cavarei è stata molto positiva. È stata molto positiva sia nella capacità di riuscire a costruire questo progetto, ma è stata molto positiva anche per il senso che un progetto come questo può avere. Questo progetto è un progetto sostanzialmente nuovo che passa per la prima volta da Bertinoro e da Forlì e rappresenta un cambio sostanzialmente di paradigma. Le sculture che sono presenti affrontano questioni come il corpo, la natura, il sentimento, la fantasia. E queste sono questioni essenziali nella vita di ciascuno di noi. E queste questioni sono quelle che fanno la differenza. In questo trapasso d'epoca noi abbiamo bisogno di riscoprire queste dimensioni, non come valori ma come esperienza. E Cavarei è un'esperienza di carne, da questo punto di vista, che cammina e che sta cambiando la vita all'interno di un quartiere della città. E la mostra qui a Cavarei continua? La mostra qui a Cavarei continua e credo che sia un'occasione per poterla venire a visitare, sia la mostra sia per entrare in contatto con il contesto che ospita la mostra, che è il contesto di Cavarei e dei suoi splendidi operatori, dei loro splendidi ragazzi.